Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. E in questa puntata ci concentreremo sulla 17ª delle legioni Sastartes, ovvero sia i Predicatori e il loro primarca Lorgar Aurelian. La storia della legione dei Predicatori inizia alla fine delle guerre di unificazione sulla Sacra Terra, quando l'imperatore e i suoi scienziati avevano iniziato a preparare i campioni genetici sulla base del quale si sarebbero formati gli Space Marine della 17ª legione. La legione numero 17 era formata in larga misura da esponenti delle famiglie nobili soggiogate al potere imperiale durante gli ultimi stadi delle guerre di unificazione sulla Terra. E pertanto i figli dei nobili sconfitti avrebbero portato in sé il peso e l'onere di dimostrare la lealtà all'imperatore attraverso le loro gesta. E a differenza di molte altre legioni sorelle che invece si battevano con orgoglio, i componenti della legione numero 17, che acquisì il titolo onorifico di Araldi Imperiali, dovettero guadagnare i loro allori della vittoria come una sorta di espiazione per i peccati commessi dai loro padri. La legione all'inizio prese molto sul serio il suo ruolo di araldi imperiali e nelle campagne di unificazione all'interno del Sistema Solare essa si presentò impaludata nel nero del lutto portando da un lato un libro e dall'altro una mazza. Simbolo che, se i nemici non si fossero arresi al potere imperiale, avrebbero subito l'ira delle legioni degli Space Marine. La legione venne quindi affiancata all'imperatore nei primi stadi della Grande Crociata e cambiò radicalmente la sua impostazione già fanatica e zelota di suo con l'avvento del primarca Lorgar. La storia di Lorgar è una storia molto molto particolare, in quanto rappresenta un primo contatto dei poteri perniciosi con un primarca sin dall'infanzia. Infatti tutti i primarchi furono chi più chi meno toccati dai poteri del caos nei turbolenti momenti che precedettero la loro dispersione all'interno della galassia. In particolare, la capsula di atterraggio del primarca della 17ª legione cadde sul mondo feudale di Colchis. Lì, negli ardenti deserti della regione più inospitale del pianeta, venne ritrovata da una popolazione nomade, la quale credeva fermamente nelle profezie di quattro grandi profeti, Kar, Tsar, Slar e Narg, che avevano preannunciato l'arrivo di un bambino toccato dal loro grande potere, che avrebbe preannunciato l'arrivo del loro quinto e ultimo emissario. Lorgar, sin dalla sua tribù adottiva, si dimostrò essere un bambino molto particolare, con un'intensa connessione ai poteri dell'Empireo, che parlavano al giovane, sussurrandogli profezie e visioni. In una di queste visioni, Lorgar, appunto, profetizzò l'arrivo del suo vero padre adottivo, il leader esiliato Corferon. Bisogna fare una piccola precisazione. La società di Colchis, al momento dell'arrivo di Lorgar, era governata da una casta religiosa e politica conosciuta come l'Alleanza, la quale soprassedeva ogni aspetto della vita degli abitanti del pianeta, sulla scorta dei lasciti delle profezie di questi quattro grandi profeti, ognuno di loro portatore di una grande verità primordiale. L'Alleanza era una struttura che era presente in ogni aspetto della vita, ma era anche molto frammentata, in quanto sette culti e deviazioni filosofiche delle interpretazioni dei quattro profeti si muovevano all'interno della struttura politica di Colchis. Corferon era uno degli esponenti di una setta minoritaria che, per essersi opposto ai voleri dell'Alleanza, era stato esiliato pena la morte e vagava con un manipolo di fedelissimi all'interno dell'inospitale deserto di Colchis, fino a quando, fortuna, il caso o l'intervento divino, guidarono i suoi passi nell'accampamento dove si trovava il giovane Lorgar. Corferon riconobbe subito
le straordinarie capacità del ragazzo e lo prese con sé come suo apprendista. Lorgar imparò dal suo maestro tutto quanto vi era possibile apprendere sulle scritture, sui passaggi e sulle profezie dei quattro profeti che preannunciavano l'arrivo di un prescelto che avrebbe guidato Colchis a una nuova era di espansione e prosperità prima di intraprendere la via delle stelle. Sulla base di queste rivelazioni, Lorgar e Corferon denunciarono l'alleanza, colpevole di aver ridotto Colchis in schiavitù. Andarono contro i dettami della vecchia fede che teneva unita la struttura di Colchis e si lanciarono in una personale crociata contro la corrotta alleanza. Ovviamente il fervore religioso di Lorgar gli procurò tantissimi proseliti anche all'interno dell'alleanza, che in un gesto di insubordinazione assassinò l'ecclesiarca a capo della stessa e ne consegnò la testa mozzata al giovane Lorgar. Una volta che Lorgar prese il potere dell'alleanza, le fazioni più intransigenti della stessa si rifiutarono di sottomettersi al potere di Lorgar e ben presto l'intera società di Colchis venne spaccata da una tremenda guerra civile. Nel nome della santa parola dei profeti vennero commessi più atroci delitti contro la popolazione di Colchis e entrambe le forze dilapidarono tutte le risorse del loro possesso prima di arrivare finalmente all'unificazione. Lorgar, sui cadaveri insanguinati degli ultimi rappresentanti della vecchia fede, annunciò alla popolazione di Colchis che le sue voci gli avevano parlato di nuovo. Avevano preannunciato l'arrivo di un grande profeta che non era lui. Lorgar era soltanto l'araldo di un potere più grande, un potere tale da rivaleggiare con quello degli dèi, che avrebbe condotto Colchis alla sua rinascita. Non solo. Lorgar fu molto specifico. Di qui a un anno, questo enorme profeta dei poteri celesti si sarebbe presentato con un gigante in armatura blu e avrebbe aperto una nuova era dell'oro per la società di Colchis. E su questa profezia il pianeta iniziò a prepararsi per l'arrivo del suo salvatore. Esattamente un anno dopo la distruzione dell'alleanza e la ricostruzione dell'alleanza con Lorgar e Corferon saldamente al potere, la grande crociata capitanata dall'imperatore da Magnus il Rosso discese su Colchis. Immensi furono i festeggiamenti quando Lorgar, riconoscendo il suo padre genetico e il profeta favoleggiato dalle voci che sentiva nella sua testa, si fece avanti e inginocchiandosi offrì il suo mondo, la sua spada e il suo potere al nuovo venuto. L'imperatore fece alzare il primarca dalla polvere e gli disse: tu sei mio figlio, comanderai le legioni degli Space Marine nella conquista della galassia. E immediatamente mise a capo Lorgar della 17ª delle legioni Sastartes, la quale, in segno di approvazione e di gioia per il ritrovamento del loro primarca, cambiò il suo nome nel titolo onorifico che era sempre stato di Lorgar sin dalla sua giovinezza, il predicatore, il portatore della parola. Con la legione rinominata, Lorgar iniziò una campagna di conquista dei pianeti che erano al di fuori del controllo imperiale, ma a differenza delle altre legioni che erano propense alla conquista e alla distruzione di ogni forma di resistenza prima di proseguire e lasciare che l'armata imperiale a seguito si occupasse della ricostruzione e dell'imperializzazione del pianeta, la legione dei predicatori fu impiegata in una campagna molto più lenta, tuttavia molto più completa. Ogni qualvolta un pianeta subiva l'assalto dei predicatori, dove vi erano edifici di culto delle altre divinità, questi venivano totalmente eradicati e sostituiti da immense cattedrali per la venerazione dell'imperatore. I cappellani della legione produssero immensi trattati sulla santità e sull'epicità dell'imperatore, che la sua parola era la parola ispiratrice di tutta la galassia, e Lorgar stesso, in immensi sermoni, convinse milioni e milioni di persone a passare sotto il governo imperiale senza alcuna necessità di spargimento di sangue.
Tale situazione andò avanti per circa un secolo. Durante la prima fase della Grande Crociata, l'imperatore, benché fosse un sostenitore della verità imperiale che prevedeva l'inesistenza di qualsivoglia forma di divinità della galassia, non si oppose al comportamento del figlio, anzi, non fece nulla per impedirlo. Fu soltanto 42 anni prima del tradimento di Istvan III che l'imperatore rimproverò aspramente il suo primarca, in quanto i progressi della legione erano troppo lenti per essere ritenuti soddisfacenti agli standard della crociata. Sul mondo di Monarchia, l'Orgar aveva costruito un'enorme città dedicandola interamente alla santità dell'imperatore. L'imperatore, avuto notizia di ciò, ordinò a Robot Gilliman, primarca degli Ultramarine, di evacuare la città e raderla al suolo dinanzi agli occhi dei suoi abitanti. Dopodiché, sulle rovine fumanti di un mondo dedicato alla divinità imperiale, costrinse l'Orgar e la sua intera legione, 100.000 Space Marine, a inginocchiarsi nella polvere. Con una sola parola, il primarca condannò un'intera legione, denunciando il fallimento della stessa e al contempo elogiando gli Ultramarine di fronte al contrito primarca. Dichiarò gli Ultramarine i migliori guerrieri che lui avesse mai avuto a disposizione. Questa cosa, diciamo che colpì moltissimo il giovane Lorgar, che rimase molto ferito nel vedere che il più grande profeta della verità primordiale che c'è sempre stata si era comportato così nei confronti del suo più fervente discepolo, e ritiratosi sulla sua nave personale e rifiutandosi di mangiare e vedere anche i suoi più fidati consiglieri, Lorgar trascorse molto tempo in meditazione alla ricerca di un perché, di un qualsiasi perché giustificasse il comportamento del padre. La risposta non tardò ad arrivare. Le stesse quattro grandi potenze che da sempre avevano parlato al giovane primarca si rivelarono in tutta la loro potenza. Le quattro grandi divinità del caos, Khorne, Nargol, Slaanesh e Tzeentch, rivelarono all'Orgar del tradimento dell'imperatore, di un patto stretto molto tempo prima, che in un'eco psionica era arrivata sino ai profeti di Colchis, e che sulla quale lui aveva basato tutta la sua esistenza. Lo invitarono inoltre a partire per un pellegrinaggio che le avrebbe portato a scoprire la piena entità della verità primordiale. Con questa nuova rivelazione Lorgar riunì immediatamente i suoi guerrieri, diede comando a Corferon e al suo primo cappellano Erebus di partire e dirigersi verso un punto preciso nella galassia, distruggendo e conquistando tutto quello che si trovava sul suo passaggio. Nei 40 anni successivi, la Legione dei Predicatori divenne una delle legioni più spietate al servizio dell'imperatore. Lorgar non offriva più il perdono e l'accoglienza in seno all'Imperium, ma quello che l'amareggiato primarca era in grado di offrire fu soltanto una rapida fine per mano dei suoi guerrieri in un'orgia di distruzione, e molti pianeti bruciarono al passaggio della legione. Fu soltanto quando la flotta da guerra della 17ª legione arrivò alle propaggini di quella che è l'enorme fenditura warp nota come Occhio del Terrore che Lorgar ordinò alla stessa di fermarsi. Discendendo sul pianeta più vicino alla fenditura, un pianeta che ironicamente diventerà l'epitome della resistenza al caos, Cadia, Lorgar fece un enorme rituale, aiutato dalla popolazione locale, fece un enorme rituale per consentire ad egli stesso di passare all'interno dell'Occhio del Terrore e di inoltrarsi in un pellegrinaggio per conferire con i suoi veri e originali maestri. In un periodo di tempo che per Lorgar fu lungo molte molte vite, egli vide l'estensione dell'impero dell'uomo, la grande bugia che l'imperatore aveva cercato di occultare ai suoi figli, ai suoi sudditi, e il patto stretto dall'imperatore con la divinità del caos Tzeentch per avere la conoscenza in grado di conquistare la galassia nel nome del genere umano. L'imperatore, infatti, aveva promesso alle quattro divinità di diventare il loro campione, il loro araldo, e di guidare l'umanità ad una nuova rinascita sotto l'egida dei quattro grandi poteri.
Tuttavia l'imperatore non tenne fede al suo patto e iniziò a promulgare quella che è conosciuta come la verità imperiale, un credo che prevede l'inesistenza di qualsivoglia forma di divinità e soltanto la fredda logica della matematica e della fisica a spiegare ogni fenomeno esistente nell'universo. Ovviamente questa cosa avrebbe tolto molto potere ai quattro, che appunto giurarono di vendicarsi di questo tradimento, corrompendo i disegni dell'imperatore e i suoi figli. Lorgar vide questo e vide molto di più. Vide l'eresia che avrebbe sconquassato la galassia, vide Horus giurare fedeltà sui campi di Davin, vide Horus distruggere le sue legioni e vide Horus marciare sui cancelli della Terra. Tutto questo e molto altro. In un incontro col più grande dei servitori del dio del mutamento, Kairos Tessifato, a Lorgar venne proposta una scelta. Servire la causa degli dei del caos e vedere il suo più odiato nemico, Robot Gilliman, disteso nella polvere, anche se questo avrebbe compromesso la vittoria di Horus, o mettere da parte il suo orgoglio, ingoiare l'umiliazione subita da lui e dalla sua legione e permettere al fratello di sconfiggere definitivamente l'imperatore. Lorgar, in quello che possiamo raccontare come il suo unico peccato di arroganza, scelse la via della vendetta personale e scelse di intraprendere il sentiero che l'avrebbe portato a sconfiggere definitivamente il fratello Gilliman. Rientrato sulla sua nave personale, la Fidelitas Rex, la più grande delle navi della flotta dei predicatori, Lorgar e l'intera legione si votarono interamente e senza nessun tipo di tentennamento ai quattro poteri. Riprendendo antichi volumi, antichi libri delle sue personali biblioteche, Lorgar dispacciò i suoi più grandi consiglieri, Corferon ed Erebus, nelle altre flotte degli Space Marine delle altre legioni, iniziando il lento lavoro di corruzione che avrebbe dato i suoi frutti col ferimento e la possessione demoniaca di Horus sul mondo di Davin. Possiamo dire a questo punto che la prima legione, il primo primarca a giurare fedeltà al caos, non fu Horus, che comunque ebbe la necessità di essere posseduto, ma Lorgar, il quale è sempre stato araldo e profeta dei quattro grandi poteri. Sui campi del mondo ferale di Davin, appunto, Horus, primo tra i primarchi e signore della guerra dell'imperatore, giurò fedeltà al caos e rinacque come avatar dei poteri della distruzione. A questo punto la scena era pronta per il più grande tradimento che la storia dell'uomo avesse mai visto. Sui campi di battaglia di Istvan III, Horus epurò le legioni degli Space Marine dagli elementi che sarebbero rimasti fedeli all'imperatore e Lorgar si assicurò che ogni riferimento alla sua precedente lealtà fosse eliminato, in particolare il piccolo drappello di Custodes che l'imperatore aveva assegnato al Primarca per monitorare l'avanzata del suo esercito dopo il rimprovero di Monarchia, venne brutalmente assassinato e nessuno seppe più nulla di questi indomiti guerrieri. Non solo, Lorgar si assicurò di che i suoi più fedeli adepti intraprendessero lo stesso percorso di ascensione simil-demoniaca che aveva percorso prima Lorgar e poi Horus. Argertal, uno dei più grandi guerrieri della 17ª legione e un manipolo di fedelissimi, vennero inviati all'interno dell'Occhio del Terrore. Una volta che ne fecero ritorno, per loro erano passati secoli, mentre per chi li aspettava fuori erano passati pochi minuti, i guerrieri tornarono profondamente mutati e nulla dei prodi guerrieri che erano stati rimaneva se non una bieca e malevola fusione di uomo e demone. Erano nati i primi posseduti, che Lorgar rinominò i suoi Galvor Bak, i suoi figli prediletti. Con la legione pronta alla nuova guerra che si stava per scatenare, l'imperatore ordinò a tutti i suoi figli, ovunque dispersi, di dirigersi verso il sistema di Istvan V, dove Horus e i primarchi che gli erano rimasti fedeli si stavano preparando per marciare verso la Terra. Ben 7 legioni vennero inviate per fermare il ribelle signore della guerra. Le salamandre, la guardia del corpo e le mani di ferro avrebbero costituito la prima ondata, pronta a lanciarsi sulle postazioni del nemico.
i predicatori, i signori della notte, la legione Alfa e i guerrieri di ferro, si sarebbero occupati della fortificazione dei punti di atterraggio e della successiva ondata. Quello che le tre legioni all'assalto della forza dell'imperatore non potevano sapere è che l'Orgar aveva lavorato bene e tutte e quattro le legioni che seguivano erano già alleate al signore della guerra. Il massacro che ne derivò fu impressionante, ben tre intere legioni vennero spazzate via dalla storia dell'impero e solo un manipolo di fortunati guerrieri riuscì a tornare indietro salvaguardando il preziosissimo seme genetico della legione. Ma il disastro più grande della storia dell'umanità era già stato perpetrato. Horus era libero di marciare verso la terra, ma l'Orgar aveva un altro scopo. Imbarcatosi con su tutte le sue navi, fece rotta verso il sistema di Ultramar, dove Horus aveva detto a Robot Gilliman di unirsi alla legione dei predicatori per combattere un'enorme invasione di orchi ai suoi confini. La crociata ombra era iniziata. Lo scopo di Lorgar era chiaro, le voci della sua testa gli avevano dato un imperativo assoluto: aprire una faglia nel Materium e da lì far entrare un'enorme orda demoniaca che avrebbe tagliato fuori il sistema di Ultramar dal resto dell'Imperium. Lorgar non vedeva l'ora di vendicarsi del fratello che molti anni prima era stato elogiato come l'epitome dello Space Marine, mentre ai suoi guerrieri non era rimasta altro che la polvere, e si diresse con la sua legione, la seconda più numerosa del Pantheon dell'Adeptus Astartes, circa 150.000 Space Marine, sul mondo navale di Kalt. Lì i guerrieri, con un'armatura di nuova concezione e iscritta nelle rune di Colchis e non più nel grigio standard della legione Astartes, ma ridipinta con un tetro rosso sangue, si lanciò contro i guerrieri ultramarine. Dapprima attraverso un attacco a sorpresa facendo precipitare un incrociatore sui moli navali di Kalt, e poi con una guerra senza quartiere capitanata da Lorgar, dal suo oscuro cardinale Corferon e dal suo maestro della santità Erebus, uno dei personaggi, di cui vi racconterò a breve, più meschini dell'intera storia dell'eresia. Le battaglie nel sistema di Ultramar durarono molti anni, durante i quali gli Ultramarine con grande coraggio tennero testa all'invasione prima dei Predicatori e poi dei Divoratori di Mondi. Ma il piano originale di Lorgar non fu mai quello di distruggere e attaccare Robot Gilliman, anche se i suoi guerrieri ci provarono molte volte. In più di un'occasione i due fratelli Primarchi si scontrarono senza che nessuno riuscisse per davvero ad averne la meglio, se non che Corferon ed Erebus comunicarono al loro primarca di essere riusciti ad aprire un'enorme fenditura demoniaca attraverso la quale la legione dei predicatori e dei divoratori di mondi si ritirò, tagliando fuori le forze dell'Imperium e privando l'umanità di uno dei suoi più grandi baluardi. Una volta fatto questo e vedendo i progressi di Horus in una lenta avanzata verso la Sacra Terra, Lorgar iniziò a sentire il bisogno di essere lui al comando della più grande ribellione. Lui era stato il primo a riconoscere l'entità della verità primordiale ed era stato il primo a giurare fedeltà ai quattro poteri. Horus era un pupazzo, era un burattino nelle mani di poteri che solo lui riusciva a comprendere. E per questo iniziò a pianificare un tradimento al signore della guerra. Con patti demoniaci e attraverso le visioni della veggente Sirene Velantion, una delle pochissime sopravvissute di Monarchia, Lorgar entrò nel Warp, entrò nella rete degli Eldar e cercò il primarca demoniaco Fulgrim, che era stato posseduto da un demone nella spada dei Laer che impugnava, che aveva trovato all'inizio della sua discesa verso la dannazione, per ricondurlo insieme alla sua legione sul mondo monumento di Ullanor, dal quale il signore della guerra si preparava a lanciare l'ultima fase del suo percorso di avvicinamento verso la Terra. Costringendo Fulgrim attraverso patti demoniaci più antichi dell'umanità stessa, Lorgar si presentò dinanzi al signore della guerra, ne denunciò l'indegnità agli occhi dei quattro, dichiarando che soltanto lui, colui che era stato per primo toccato dai poteri del caos, poteva essere degno di guidare la sua avanzata verso il palazzo imperiale. Ovviamente Lorgar non poteva sperare di contrastare il signore della guerra in singolar tenzone,
ma ordinò a Fulgrim di attaccare Horus al posto suo, ben sapendo che le capacità del Primarca sarebbero state quantomeno sufficienti a tenere Horus a bada prima che Lorgar potesse sferrare il colpo di grazia. Tuttavia, il predicatore che si era incaricato di soggiogare lo spirito di Fulgrim, tradendo il suo stesso Primarca, si ribellò e liberò Fulgrim dalle catene demoniache che lo tenevano imprigionato. E quindi Fulgrim si rifiutò di attaccare il suo signore e padrone Horus. A questo punto l'ira del signore della guerra fu terribile. Martoriò duramente il corpo di Lorgar e, per rispetto a quello che era la considerazione che i quattro nutrivano per Lorgar Aurelian, o per Lurizen, come era stato nominato, il più saggio tra i saggi nell'antica lingua di Colchis, lo bandì dalla sua vista e gli ordinò di ritirarsi e di non farsi più vedere, pena la morte. Il potere grezzo che sfluiva nel corpo di Horus era tale che Lorgar non ebbe altra scelta che ritirarsi e portò dietro di sé la sua legione, che non prese parte, se non in un piccolissimo numero, agli eventi finali della battaglia sulla Terra. In quel momento Lorgar, profondamente ferito, se non addirittura di più di quanto gli era capitato sui campi di Monarchia, si ritirò all'interno dell'Occhio del Terrore e in quel luogo eresse un mondo monastero, Sicarus, sul quale si ritirò in meditazione, dicendo ai suoi sottoposti che per nessun motivo avrebbe voluto essere disturbato. Le meditazioni di Lorgar durarono secoli e millenni. Non assistette alla fine dell'eresia di Horus, all'epico confronto tra il signore del genere umano e il suo figlio prediletto, sul ponte della Vengeful Spirits, e alla fine della più grande ribellione del genere umano. Tuttavia, i quattro avevano ancora in serbo molto per il loro campione. Ricompensando la sua ricerca per la verità assoluta, elevarono Lorgar alla demonicità e, rinascendo a nuova vita in un nuovo corpo perfetto e luminoso come un faro di oscura energia nel warp, il Primarca Demone si assicurò che la sua legione fosse sempre pronta e combattiva per un eventuale ritorno contro i nemici del... a questo punto contro i veri nemici del genere umano, rappresentato dall'imperatore e la sua idea di falsa fede. La legione dei predicatori, a parte un piccolo episodio sulla Terra, non prese poi parte agli eventi finali dell'eresia, ma rimase coesa ed è una delle tre legioni del Pantheon, di quelle che si legarono agli Dei del Caos, a non essere scissa in varie bande, insieme alla Legione Nera di Abaddon e insieme alla Guardia della Morte di Mortarion. La legione a tutt'oggi rimane ferma su quelli che erano i principi tattici delle legioni Sastartes, quindi un immenso gruppo di guerrieri capitanati da quelli che sono diventati noti come gli Apostoli Oscuri. Infatti, la legione di Lorgar non aveva una distinzione tra un reclusium, quindi con un ufficio dei cappellani, e gli organi militari combattenti, in quanto spesso e volentieri la funzione di maestro del capitolo era rivestita dal cappellano o dall'oratore più capace in servizio alle forze dei predicatori. E in molti casi, caso appunto unico tra le legioni, anche quelle che tradirono, furono gli stessi cappellani della legione a convincere gli altri Space Marine. Mentre in realtà nelle legioni che si ribellarono all'imperatore i cappellani rimasero saldi nell'ideale di fedeltà all'imperatore, o i maestri della santità rimasero leali all'imperatore del genere umano e vennero brutalmente massacrati, nella legione dei predicatori avvenne l'esatto contrario. Infatti i guerrieri, i cappellani, sconsacrarono ritualmente i loro Crotius Arcanum attraverso oscure cerimonie, vincolando agli stessi l'essenza di demoni evocati mediante oscuri rituali ed emergendo come i più sanguinari dei guerrieri della legione, in grado con poche parole di spingere i loro compagni a gesti di estremo e diabolico coraggio. Oggi la legione appunto è guidata da questi Apostoli Oscuri, che hanno plasmato le tattiche e le dottrine di combattimento della legione secondo i dettami contenuti nei libri del Primarca, spesso contraddicendosi tra di loro, ma questa cosa ai guerrieri della legione interessa fino a un certo punto. Infatti gli stessi sanno di marciare sotto la bandiera dei Dei Oscuri, di essere i portatori dell'unica vera verità nella galassia e che combatteranno fino all'ultimo uomo per far sì che tutti
tutta la popolazione umana della galassia sia servita agli oscuri padroni. La legione dei predicatori è nota per avere molti personaggi che hanno plasmato, nel bene o nel male, il percorso dell'eresia di Horus. Appunto, Lorgar è stato il principale artefice della caduta del Primarca prima e dell'Imperium che aveva contribuito a creare. Dall'altra parte vi sono altri personaggi molto famosi. Ricordiamo Corferon, che per primo vide negli occhi del giovane Primarca il segno della grandezza e delle divinità che abitavano nei cieli. Erebus. Il personaggio di Erebus è un personaggio molto molto particolare, in quanto è colui che per primo, prima ancora del suo Primarca, aveva scoperto la verità dietro il velo, ossia che esistevano quattro grandi poteri che l'imperatore cercava di tenere nascosti. Infatti, in conseguenza del patto non rispettato del signore del genere umano, gli dei del caos avevano giurato eterna inimicizia a colui che consideravano un anatema per le creature del Warp. Erebus si renderà complice dei più grandi tradimenti di uno Space Marine contro uno Space Marine e distruggerà quella che era la fratellanza dei guerrieri anche all'interno delle regioni traditrici. Sarà l'artefice e l'autore della caduta di Argertal, il più vicino dei compagni del Primarca, che omaggerà con l'onore di diventare il primo dei suoi Galvor Bak. Era scritto infatti che la fine di Argertal sarebbe finita sotto l'aquila imperiale, e su questa interpretazione di una profezia Erebus aveva convinto Argertal di essere immortale, facendolo combattere nei posti più pericolosi fino a quando trovò la morte ai piedi di un titano da guerra imperiale che portava sul suo pettorale l'aquila dell'imperatore, morendo appunto ben prima di raggiungere i cancelli della Sacra Terra per mano di un titano imperiale, raccomandando il suo monito, il suo lascito al suo migliore amico Karn della Legione dei Divoratori di Mondi. La legione dei predicatori aveva molte curiosità. Ad esempio, una cosa che adesso non si conosce, o meglio, della quale si è persa l'esistenza, è rappresentata dall'Electitio Divinitatus. Infatti, l'attuale credo imperiale e le profezie di una presunta divinità dell'imperatore si fondano su questi antichissimi manoscritti risalenti all'era della Grande Crociata, che dipingevano l'imperatore come un dio, come un essere onnipotente che avrebbe vigilato per sempre dopo la fine della Grande Crociata e l'unificazione della galassia, diventando appunto quel dio imperatore che il signore del genere umano aveva sempre cercato di evitare. Pochi sanno che la base di questa convinzione è da ritrovarsi nelle lettere che Lorgar aveva lasciato e nei pensieri di Lorgar all'interno del più vasto Imperium. Per quegli stessi pensieri Lorgar era stato censurato dall'imperatore, ma gli stessi erano sopravvissuti e si erano espansi all'interno di tutte quante le flotte imperiali, tanto da costituire la base sulla quale l'ecclesiarchia fonderà il discorso della divinità dell'imperatore. Ed è un grande smacco per la verità imperiale sapere che i pensieri e le considerazioni di un primarca considerato il più traditore dei traditori hanno fondato la base sulla quale si fonda oggi il credo imperiale. E tra le altre cose si fonda la cieca devozione dei Templari Neri, che per molti versi rappresentano l'evoluzione in chiave lealista di quello che era il percorso degli originali predicatori, che con zelo degno della miglior causa portavano avanti l'idea di un'eterna crociata e di un imperatore immortale che li avrebbe per sempre protetti. Solo che i predicatori vennero dannati per il loro comportamento, invece i Templari Neri, pesantemente influenzati dalla Lectitio Divinitatus, diventeranno e sono i più feroci e zeloti campioni del genere umano. All'interno dei ranghi della Legione dei Predicatori vale la pena menzionare un personaggio molto particolare, Sirene Velantion. Un personaggio interessantissimo che diventerà parte fondamentale della memoria storica della Legione. Una dei pochissimi sopravvissuti di Monarchia venne presa sotto l'ala protettrice di Argertal e venne posta all'attenzione personale del Primarca, diventandone la confidente.
In essa Lorgar riversò tutte le sue frustrazioni, tutta la sua paura dell'incomprensione del perché il suo padre originale si era rifiutato di accettare la semplice verità dell'universo, che esistevano delle divinità incomprensibili agli uomini. La storia di Sirene ha vita breve in quanto viene assassinata e sarà soltanto l'intervento della Cabala, un oscuro conclave di individui antecedente alla nascita dell'umanità, a riportarla in vita e assegnarle un compito misterioso, un compito che la storia non riporta ancora, ma che certamente influirà tantissimo sullo sviluppo di quella che è stata l'eresia di Horus. Oggi, all'alba del 41esimo millennio, voci riportano che le meditazioni di Lorgar siano finalmente finite e che il primarca demone si stia preparando per ritornare sulla scena della galassia per terminare il compito iniziato 10.000 anni prima e che Horus, come Lorgar aveva profetizzato, si era rivelato indegno di completare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere scrivendolo qui sotto nei commenti o se avete altre curiosità, dettagli sulla più misteriosa delle legioni Sastartes, fatemelo sapere e ne discutiamo volentieri qui sotto nei commenti. Non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove attività del canale e di iscrivervi ai nostri log di Facebook e di Instagram. Nella prossima puntata ci concentreremo su quella che è stata definita la più umana, e stavolta sul serio, in quanto i loro protagonisti sono la 18ª legione, le Salamandre, e il loro primarca Vulcan. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!